Buongiorno, buon lunedì a tutti voi, buongiorno con vi e buona colazione soprattutto a chi ci sta seguendo qui su Teledauna. Proverbio del giorno: dal detto al fatto c'è un gran tratto, la dice lunga questo proverbio. Oggi il sole sorge alle 7.12 e torna a dormire alle 18.13, la giornata dura 11 ore e un minuto. Oggi auguri a tutti quelli che si chiamano Ignazio e Rodolfo, perché oggi è Sant'Ignazio di Antiochia, vescovo e martire. Fu il terzo vescovo di Antiochia in Siria, terza metropoli del mondo antico dopo Roma e Alessandria d'Egitto, e di cui San Pietro era stato il primo vescovo. Non era cittadino romano e pare che non fosse neanche nato cristiano, convertendosi in età non più giovanissima. Oggi si festeggia, come abbiamo detto, anche San Rodolfo, vescovo di Gubbio. Auguri! Per la rubrica Accadde Oggi, sabato 17 ottobre 1931, quindi 84 anni fa, Al Capone fu condannato per evasione fiscale. Approfittatene ora perché non mi rivedrete per un pezzo. Così Al Capone si rivolse ai cronisti che lo attendevano fuori dal tribunale dopo che fu emessa nei suoi confronti la sentenza di condanna a 11 anni di carcere per evasione fiscale e al pagamento di un'ammenda di $80.000, tantissimi per l'epoca. Alphonse Gabriel Capone, noto anche con il soprannome di Scarface, lo sfregiato, per una cicatrice che portava sulla guancia sinistra, era stato il capo indiscusso del crimine organizzato nella Chicago degli anni 20 e diventò in poco tempo il nemico pubblico numero uno. Per la rubrica Nati in questo giorno, oggi facciamo gli auguri ad Eminem, che è nato 43 anni fa a St. Joseph nel Missouri ed è una star della musica rap mondiale che in 20 anni di carriera ha venduto oltre 170 milioni di dischi nel mondo. Ha partecipato come attore nel film 8 Mile, incidendo anche un brano della colonna sonora Lose Yourself, premiato nel 2003 con l'Oscar per la miglior canzone originale. Look, if you had one shot, one opportunity, seize everything you ever wanted, one moment, that you captured, just let it slip, yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, there's vomit on his sweater already, mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs, but he keeps on. Oggi si festeggia anche la nascita, domenica 17 ottobre 1920, 95 anni fa, di Salvo D'Acquisto, uomo simbolo della secolare storia dell'arma dei carabinieri ed eroe nazionale, ebbe i natali a Napoli da un'umile famiglia del quartiere Vomero. Si arruolò nell'arma a 19 anni, combatté sul fronte libico e dopo essere rimasto ferito fu destinato alla stazione dei carabinieri di Torre in Pietra, che oggi è una frazione del comune di Fiumicino. Il 23 settembre 1943 andò incontro al suo tragico destino. Si autoaccusò dell'attacco esplosivo contro i soldati tedeschi, scagionando 22 persone e facendosi fucilare al loro posto. Un sacrificio eroico che gli valse la medaglia d'oro al valor militare e il titolo di Servo di Dio. sessantasei anni fa scomparve, nel 1849, Friedrich Chopin, maestro del romanticismo musicale. Dalle sue immortali melodie trasudano poesia ed eleganza, al punto da meritargli l'appellativo di poeta del pianoforte. Nato nel centro-est della Polonia, morto a Parigi nell'ottobre del 49, 1849, è ricordato fra i più eccelsi compositori e pianisti della storia della musica. Il
17 ottobre compiono un anno e quindi parte da Foggia il primo tour una settimana con Cuochi Fuorisede. I ragazzi della cucina dei Fuorisede, capeggiati da Andrea e Valentina Pietrocola, saranno alle 10 alla facoltà di giurisprudenza e alle 12 all'Accademia delle Belle Arti. Dopo Foggia saranno a Pescara, Bologna, Roma, Napoli e Milano. E visto che i due esplosivi foggiani sono protagonisti di una miniserie, ecco il trailer. L'offerta di oggi è il salame ungherese Spiezia, attenzione, senza glutine, a soltanto 89 centesimi. Un'offerta da prendere al volo e io ci vado. Ci vediamo domani. Buongiorno con Vito.